Passiamo quindi al punto 3 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per il funzionamento della Commissione per la mobilità. Articolo 19, legge regionale 25 ottobre 1996, numero 96. La parola all'assessore Margherita Salute, prego. Silenzio, per favore. Dunque, per favore, fate la pazienza di ascoltarmi un attimo, sarò brevissima. Silenzio. Allora, la proposta di approvazione del regolamento di cui alla delibera che oggi è stata portata all'attenzione del Consiglio è nata dall'esigenza di avere uno strumento valido ed attuale per gestire la mobilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Come sicuramente il Consiglio Comunale saprà, lo strumento normativo che regola l'assegnazione e la gestione delle case ERP, degli alloggi ERP, è oggi la legge regionale 96 del 1996. Questa legge che riserva nel suo articolato una parte proprio alla gestione della mobilità che si inquadra in un più ampio progetto di programmazione della mobilità, di piano della mobilità che questa stessa amministrazione intende portare avanti poi in concomitanza e in affinità anche con gli altri enti e quindi in particolare con l'ATER, quindi una programmazione che ha al suo interno anche il programma di mobilità e il piano di mobilità per quanto riguarda la richiesta di mobilità che faranno gli assegnatari degli alloggi a domanda. Ora, l'articolo 18 della legge regionale prevede che la gestione della mobilità deve essere gestita da una commissione che ha una determinata composizione e un determinato funzionamento. E l'articolo 19 nell'ultima parte fa riferimento in sede di prima applicazione alla regolamentazione in atto, così richiamando quella che è una delibera di giunta regionale del 1989. Abbiamo lavorato quindi per verificare se questa regolamentazione, che mai era stata recepita in maniera integrale come regolamento da parte dell'ente comune di Chieti, potesse essere approvata, ma è stato rilevato che c'erano delle incongruenze con tutta la legislazione che è successivamente intervenuta, tant'è vero che il regolamento allegato al partito di delibera ha tenuto presente queste modifiche legislative, di modo che sia per quanto riguarda la composizione della la nomina e la composizione della commissione, sia per quanto riguarda l'aspetto di spesa, sono state apportate delle variazioni che sono in linea sia con i dettami costituzionali sia con la legge e il decreto legislativo degli enti locali. Ora, sulla base di questo lavoro che l'ufficio ha fatto, e pur prendendo in riferimento per quanto possibile lo schema tipo a suo tempo approvato dalla Regione, abbiamo rilevato che ci fossero, come detto, queste incongruenze con la legislazione successivamente intervenuta ed in particolar modo con il principio di autonomia finanziaria, nel caso di specie quello di spesa che prevede nel regolamento dell'89 un costo a carico dell'ente e quindi del comune di Chieti per i partecipanti alla commissione e con l'articolo 107 del decreto legislativo 267 del 2000 che attribuisce direttamente ai dirigenti l'adozione di atti dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione con l'esterno. Su questa base quindi è tenuto conto del mutato quadro normativo, si propone all'attenzione del Consiglio il regolamento per il funzionamento della Commissione di mobilità che nel suo articolato ha tenuto
tenuto conto di queste modifiche legislative, di tal che la commissione è nominata dal dirigente comunale del settore competente, sarà composta da un dirigente dell'ente con funzione di presidente, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza, da un rappresentante per ciascuno degli enti gestori interessati alla mobilità. Per quanto riguarda il comune di Chieti, il rappresentante sarà scelto tra i funzionari apicali dell'ente, e i componenti della commissione resteranno in carica 2 anni e possono essere rinnovati per una sola volta, e non vi sarà alcun esborso da parte dell'ente, in quanto la partecipazione alla commissione sarà svolta a titolo gratuito e non darà diritto ad alcun rimborso spese. Nel regolamento che è allegato al partito di delibera abbiamo previsto anche che annualmente e comunque entro il 30 novembre di ogni anno il presidente della commissione riferirà per iscritto sulle attività svolte dalla commissione al presidente del consiglio comunale, che a sua volta ne curerà la diffusione tra i componenti dello stesso ai sensi del vigente statuto comunale. Ciò perché vi sia la massima trasparenza possibile e perché il lavoro della commissione, che avrà quindi il compito di predisporre la graduatoria di quelle che sono, diciamo, le domande che saranno pervenute all'ente per la mobilità a seguito di un bando, siano, diciamo, svolte operazioni che debbano essere svolte nella massima trasparenza possibile e di cui il Consiglio Comunale dovrà essere portato a conoscenza. L'amministrazione ha in animo di emanare da qui a breve il bando per la mobilità, e questo è uno strumento indispensabile, anche perché la commissione dovrà preventivamente riunirsi per stabilire quelli che sono i criteri da inserire nel bando. Grazie Assessore Salute. Possiamo aprire la discussione. La parola sarà chiesta dal consigliere capogruppo dell'Altra Chieti, Raimondi. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la relazione illustrativa di una proposta di delibera dove si vede che, insomma, dietro ogni frase c'è stato un grande lavoro, perché ricopiare la legge regionale credo che sia complicato per il settore, nel senso che questa è una proposta di delibera che ricalca esattamente il contenuto della 96-96 e che viene portata come una grande innovazione amministrativa nel dicembre del 2016, cioè a distanza di 20 anni dalla pubblicazione della legge regionale, e come vediamo qui, tanto siamo stati abituati in questi giorni a parlare di Costituzione, di adeguare la nostra normativa regolamentare alla legge costituzionale numero 3 del 2001, che ha modificato l'articolo 117 della Costituzione e che era stato oggetto di revisione costituzionale fino a qualche giorno fa. Insomma, non mi pare che possiamo dire che stiamo facendo questa grande opera di innovazione quando stiamo adeguando una normativa a una legge costituzionale del 2001, non del 2015. E quindi la domanda che sorge spontanea è come mai si sia atteso tutto questo tempo per adottare un regolamento importante come quello che siamo stati chiamati a votare oggi, e che dovrebbe garantire trasparenza e maggiore ponderazione di interessi nell'assegnazione provvisoria degli alloggi popolari. Quindi, diciamo, al di là del merito della proposta di deliberazione, che insomma mi pare abbastanza superflua, la mia domanda è: ma finora come abbiamo fatto a selezionare i potenziali assegnatari in assenza di regolamentazione? Perché si viene qui oggi, 12 dicembre 2016, a presentare questa proposta. La domanda che sorge spontanea è come si sia fatto finora. Scopriremo che finora si è fatto applicando la legge regionale senza avere un regolamento, cosa che si poteva fare benissimo senza adottare il regolamento oggi. Nel senso che la legge regionale prevede l'istituzione di una commissione, da quello che mi risulta questa commissione è sempre stata operativa nel comune di Chieti, salvo negli ultimi anni dove c'è stata una paralisi dell'intero settore. Per cui, insomma, mi pare che
su questa proposta di deliberazione sia perfettamente inutile anche discuterne. Finalmente c'è un regolamento, lo approviamo, no, senza problemi. Io non so neanche se abbiamo un margine di discrezionalità amministrativa rispetto al contenuto di questo regolamento, perché ad esempio la domanda che io mi pongo è: come facciamo a selezionare come amministrazione comunale quali sono le organizzazioni sindacali che dovrebbero esprimere questi tre rappresentanti? Perché qua si dice tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza, ma non c'è un criterio per selezionare quali sono le tre organizzazioni sindacali dell'utenza che magari abbiano una rappresentatività tale da giustificare una designazione all'interno di questa commissione. Perché se c'è un'organizzazione sindacale di un iscritto e altre due di due iscritti e magari c'è una quarta associazione sindacale con 50 iscritti, qui non c'è alcun criterio per selezionare quella da 50 iscritti anziché quella da uno, e quindi il rischio è che si attribuisca poi a chi deve nominare la commissione, e cioè il dirigente comunale del settore competente, un margine di discrezionalità amministrativa che può sfociare nell'arbitrio, perché se il dirigente non ha un criterio di selezione delle organizzazioni sindacali, può nominare chi gli pare in assenza di alcun tipo di vincolo. Per cui, insomma, a parte queste note critiche, insomma, fatemi fare il mio, diciamo, lavoro di oppositore. L'unica cosa innovativa è che abbiamo aggiornato questa regolamentazione a questo codice di comportamento dei dipendenti dei comuni Chieti, che anche qui è legge dello Stato, non c'è bisogno di recepirlo in un atto amministrativo interno, per cui insomma l'approviamo, io darò il mio voto favorevole. Se ci fosse stato maggior coinvolgimento da parte anche delle opposizioni, magari avremmo migliorato questa proposta di deliberazione nella parte in cui poteva essere migliorata, come ad esempio, ripeto, la selezione delle organizzazioni sindacali e magari anche, considerate l'emergenza abitativa che c'è nel nostro territorio, un meccanismo un po' più snello per arrivare all'assegnazione di questi alloggi. Grazie consigliere Monti. Ha chiesto la parola il consigliere Luigi Febo del gruppo L'Altra Chieti. Prego. Grazie Presidente, ma io le volevo chiedere, perché prima il bambino della Presidente, di avere conoscenza della votazione in commissione del regolamento, perché non ritrovo nella delibera la votazione del partito di delibera in commissione. Siccome, se non ricordo male, perché poi penso che, come ho concluso il mio collega, siamo d'accordo nel votare partito di delibera, però credo che anche il nostro regolamento parli di sottoporre il partito di delibera alla commissione con poi successiva votazione da parte della commissione. Poi ci sono tre verbali, si discute dell'argomento. Io chiedo al Presidente della Commissione se si ricorda in quale verbale è stato votato o se c'è un altro verbale che legato al partito di delibera, fermo restando credo a quello che diceva poco fa il consigliere, che anche per l'ottimo lavoro e la fiducia nell'assessore, quindi sicuramente potremo in questo momento probabilmente questo partito di delibera, però formalmente la delibera deve seguire l'iter, lo dico come segretario, l'iter procedurale, quindi se va in commissione deve essere poi approvato da consigliere Febo, il merito alla votazione. A posto. Ci sono altri interventi? Il consigliere Di Orio del PD. Sì, grazie Presidente, per non aspettare la dichiarazione di voto. Come già mi hanno preceduto i colleghi, credo che questa sia una delibera da approvare anche perché è necessaria per il funzionamento di queste funzioni per quanto riguarda il Comune di Chieti, quindi non potrà far altro che votare favorevolmente a questa delibera. Grazie. Grazie a lei consigliere Iorio. Ci sono altri interventi?
il consigliere d'Arcangelo del Movimento 5 Stelle. Sì. Buongiorno a tutti, anche esprimo il nostro voto favorevole a questa delibera. Abbiamo seguito i lavori di commissione, abbiamo contribuito ovviamente nelle parti in cui ritenevamo di dover proporre modifiche, come per esempio la durata in carica dei membri della commissione, e voteremo favorevolmente anche noi questa delibera. Riteniamo di dover ovviamente che sia una cosa utile recepire quelle che sono le normative regionali e nazionali, e quindi esprimiamo favorevole. Grazie consigliere D'Arcangelo. Il consigliere Bruno Di Paolo. Sì, grazie presidente. Solo per dichiarazione di voto, per dire che il mio voto favorevole alla proposta di delibera, per fiducia all'assessore e per il buon lavoro fatto, per aver presentato uno strumento importante per questa città, soprattutto per aver cercato di coinvolgerci in maniera fattiva in commissione dove abbiamo potuto dire la nostra, magari anche avere da parte dell'amministrazione, quindi da parte dell'assessore, un interlocutore capace di darci anche delle risposte. Quindi grazie all'assessore per la disponibilità dimostrata e il mio voto sarà favorevole. Grazie consigliere Di Paolo. Chiedo scusa, ci sono altri interventi? Il consigliere Costa. Sì, grazie presidente. Niente, volevo un attimo correggere il consigliere Raimondi che si è confuso su questo regolamento. Questo è un regolamento per il funzionamento della commissione per la mobilità, non per le assegnazioni provvisorie. Poi per quanto riguarda la scelta. Per quanto riguarda la scelta dei tre rappresentanti dei sindacati, no, quello è per aprire la mobilità per chi si vuole spostare da un appartamento all'altro, ma non è un'assegnazione provvisoria. L'assegnazione provvisoria è un altro. E per quanto riguarda la nomina dei tre rappresentanti dei sindacati, visto che sul territorio ce ne sono parecchi, allora loro fra di loro si dovranno scegliere i tre che rappresenteranno, che saranno rappresentati alle commissioni. No, ma è scritto sulla legge regionale dove va anche a regolare queste nomine. Niente, il nostro voto sarà favorevolmente, volevo ringraziare appunto l'ufficio, nonché anche la funzionaria, il dirigente, perché l'assessore che dopo 20 anni appunto il Comune di Chieti avrà un regolamento. Grazie. Grazie a lei consigliere Costa. Non ci sono altri interventi? Possiamo chiudere la fase della discussione. Dichiarazione di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Possiamo passare alla votazione. Per appello nominale, chi è favorevole dice sì, chi è contrario no, chi si astiene astenuto. Bisogna votare anche la immediata delibera. Quindi votiamo alla delibera. Aceto? Sì. Argenio? Assente, sì. Costa? Sì. Costantini? D'Arcangelo? Delio? Delio? Di Biase? Di Giovanni? Di Iorio? Di Paolo Bruno? Sì. Di Paolo Marco? Sì. Di Pasquale Franco? Sì. Di Ingiullo? Sì. Donatelli Stefania? Bebo Luigi? Sì. Ferrara Pietro? Sì. Fusilli? Gianmarino, assente. Marino Graziano, Marzoli, assente. Melideo, Vico Monaco, Raimondi, Rapposelli, Ricciardi, Rispoli, Russo, Sablone, Tacconelli,
Vitale, Zappalotto, Sindaco, 28 favorevoli e un astenuto. Bisogna votare la inammissibilità verificata sul testo e richiesta, per cui dobbiamo votare anche la inammissibilità. Se siamo d'accordo, per alzata di mano, quindi inammissibilità, sì. Chi è contrario? No. Presenti, astenuti, Russo. Passiamo al punto successivo. Mi chiede la parola il consigliere Raimondi. Sì, grazie Presidente. Mi scuso se non ho potuto formulare questa pregiudiziale per iscritto, al limite se mi... perché non ho avuto tempo. Faccio una pregiudiziale e poi... Da regolamento dovrebbe fare, però... Chiedo il rinvio della delibera, perché come ho illustrato in commissione, sì, secondo me ci sono profili su questa proposta di deliberazione di illegittimità per contrasto a una serie di previsioni di legge. Io credo che io avevo invitato l'assessore in commissione a ritirarla, poi se è deciso invece di andare avanti reitero questa mia richiesta di rinvio in questa sede. Chiede la parola in merito, naturalmente l'assessore è assente per motivi di salute, la parola al sindaco. Sì, grazie Presidente, buongiorno. Su questa delibera abbiamo soltanto discusso in amministrazione giunta e abbiamo anche acquisito il parere dell'ufficio urbanistica, ma ne ho parlato anche telefonicamente con l'assessore con Antonio, il quale è d'accordo a ritirare la delibera e quindi a portarla successivamente in Consiglio Comunale dopo aver fatto una serie di approfondimenti di carattere soprattutto giuridico, cioè sulla pertinenza o meno di questo tipo di dispositivo rispetto alla variante piuttosto che alla mera interpretazione autentica della norma esistente. Quindi fatta questa verifica da parte dell'assessore riporteremo la delibera in Consiglio Comunale. Chiedo scusa, ha chiesto la parola il consigliere Rispoli. Brevissimo, grazie Presidente. Solo per dire che il gruppo di Forza Italia è favorevole al ritiro, in quanto questa mattina c'è stata una riunione tecnica sia per quanto riguarda il settore sia per quanto l'assessorato, e quindi bene il ritiro della delibera. Pregherei solo che l'iter per la formulazione della nuova variante sia accelerato, visto il tema di importanza dell'argomento. Grazie. Grazie. Possiamo quindi la delibera viene ritirata, passare al punto successivo, punto 5. No, può parlare anche tu. Grazie Presidente, io ringrazio il segretario comunale invece che ha recepito le osservazioni che avevamo posto in sede di capigruppo. Non mi è chiaro però la posizione di Forza Italia rispetto al sindaco, perché mentre il sindaco dice che vuole ritirare la delibera per approfondimenti e quindi capire se andare in... Ma lo può chiedere in privato, ma è un fatto politico, per andare in... Non penso che dobbiamo discutere di questo fatto politico. Lei può parlare, ma allora la delibera è stata ritirata, quindi non parliamo di delibera, perché è presentata da un assessore che l'ho fatto parlare perché è un consigliere comunale, c'è stata una proposta di ritiro, però si attenga all'argomento, non per motivi politici. Stai chiedendo perché il gruppo di Forza Italia... Perché il sindaco deve ritirare l'approfondimento per capire se è interpretazione o questa. Forza Italia invece ha proposto e ha indicato un percorso che era la comunque la delibera, il percorso sarà dopo, successivo, la delibera è stata ritirata, no, non le parlo solo qua, anche perché lei sta più alto, quindi sta più in alto. Prego. Grazie. E quindi io volevo semplicemente capire se l'iter procedurale è quello di un approfondimento o quello di una variante che suggeriva, se mi lascia finire, suggeriva il capogruppo di Forza Italia. Perché se è un'interpretazione, è un merito Presidente, se è un'interpretazione della norma del Consiglio Comunale, deve interpretare il Consiglio Comunale. E quindi il Presidente del Consiglio la incarica alla Commissione di portare, se
Grazie a lei. Punto 5. Accertamento, riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio. Quinto settore, settimo servizio sport, articolo 193, comma 2 e 3 dell'articolo 194, comma 1, lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000. Possiamo quindi passare la parola all'assessore Di Felice. Prego, assessore. Chiedo scusa. Assessore Viola. Chiedo scusa. Buongiorno, Luigi Mola Industrial. Un debito fuori bilancio che viene fuori nel 2013. Quindi si tratta di un lavoro eseguito nel 2013 per il rifacimento del manto erboso dello stadio Engelino, lavoro che era urgente fare considerato lo stato del manto erboso stesso. Il debito accertato fuori bilancio è di 13.000 euro e quindi si chiede la copertura del debito stesso. Grazie. Grazie assessore Viola. Chiedo scusa, consiglieri, per favore. Chiedo scusa. Chiedo la parola il consigliere Piorio del PD. Consigliere Di Paolo. Sì, grazie Presidente. Io ho notato da parte dell'assessore Piorio un certo imbarazzo perché giustamente lui nemmeno l'aveva letto la delibera, anche perché in commissione l'assessore De Felice ha illustrato anche il nostro consenso che chiaramente non abbiamo dato. È una delibera per certi versi anche la... Chiedo scusa. Allora, consiglieri, o facciamo silenzio e ci spegniamo il consiglio e riprendiamo tra mezz'ora. Decidete, anzi decido io. O facciamo silenzio o riprendiamo tra mezz'ora. È una richiesta di approvazione. E spegnete, per favore, se si possono spegnere i microfoni perché ci sono problemi. Consigliere Febo può spegnere un attimo. Prego, consigliere Di Paolo. È una richiesta di approvazione, anche del paradossale, perché a parte l'imbarazzo dell'assessore, adesso oggi con il Consiglio Comunale,
anche in sede di commissione, io ho chiesto come mai all'assessore Felice nel 2013 era un programma di rifacimento dello stadio Angelini, quindi non poteva essere un debito fuori bilancio perché comunque era un lavoro di ordinaria manutenzione, invece per i debiti fuori bilancio devono essere opere di straordinaria manutenzione. E, tra l'altro, un'autorizzazione non data dal dirigente, bensì data da un funzionario. Allora io mi chiedo, l'avevo chiesto all'assessore che non mi ha dato risposta, e io oggi lo ricompongo questo domanda, come mai un debito fuori bilancio di una cifra abbastanza considerevole è stato fatto la richiesta da un funzionario anziché da un dirigente? Allora mi dovete spiegare, qualcuno mi doveva spiegare, se all'epoca non c'era un dirigente, c'erano epidemie, c'erano tutti quanti malati, o c'era magari non c'era il direttore generale, oppure magari qualcuno se ne è indignato, si è diffidato e ha dato così l'incompensa a un misero funzionario di poter dare l'autorizzazione a un debito fuori bilancio. Quindi io chiedo all'assessore come mai all'epoca questa richiesta di un lavoro di ordinaria manutenzione è stata fatta passare come straordinaria manutenzione. È vero che era scaduta la convenzione, però per così dire fare dei lavori a un campo sportivo e per così avviare un iter per la gestione di un campo, per la produzione di un campo, ci servono 15, massimo 20 giorni, e in 20 giorni poi magari si poteva affidare quel servizio senza farlo passare per un'opera di straordinaria manutenzione, bensì di ordinaria manutenzione come doveva effettivamente essere. Per cui io vi chiedo, anche ai consiglieri di maggioranza, come potete votare oggi un debito fuori bilancio che non ha i piedi per camminare, perché è stato fatto un abuso, a mio avviso, all'epoca da parte di qualcuno, inconsciamente sicuramente, perché il funzionario sicuramente non poteva sapere tutto l'iter che all'epoca ha portato a quella formulazione del debito fuori bilancio. Grazie. Grazie consigliere Di Paolo. Quindi si è prenotato il consigliere Filippo. Prego. Grazie Presidente, io chiedo se è possibile la presenza del dottor Riscoli, visto che manca l'assessore. Io... Anche perché, Presidente, io volevo capire, siccome leggendo la delibera tutte le osservazioni fatte in consiglio in commissione, addirittura c'è una procedura di gara per la manutenzione ordinaria, quindi essendoci una procedura di gara c'è una copertura finanziaria alle spalle, perché c'è un impegno di spesa. E quindi com'è possibile, se esiste una procedura di gara, quindi con impegno di spesa, che adesso noi andiamo a riconoscere un debito urgente e differibile? Non lo è, non fa quello che si sta dicendo, perché l'ufficio ha dato, credo, il parere, perché ecco perché mi serve il dottor Riscoli, perché se il dirigente del quinto settore fa una gara, a monte fa l'impegno di spesa per la procedura di gara, poi non c'è più la copertura. E quindi non può essere un debito fuori bilancio. C'era nel bilancio, no? Dice la parola stessa, perché altrimenti non si poteva fare la gara. E quindi ecco, Presidente, io chiedo al dottor Riscoli per chiedergli questo chiarimento e poi mi riservo di intervento. Stiamo contattando appunto per far sì che possa essere in aula, intanto nel frattempo possiamo procedere con la discussione. Se ci sono interventi, altri consiglieri.
Naturalmente la richiesta viene estemporanea, quindi dobbiamo cercare di contattare. Dobbiamo sospendiamo per, facciamo anche un quarto d'ora, così poi riprendiamo appena siamo riusciti a contattare, se è in sede, perché se non è in sede, facciamo un quarto d'ora, perché poi alla fine sono le 10.42, riprendiamo alle 11, bene? Sospendiamo la seduta per 15 minuti e più, alle ore 11 qui torniamo in aula. Aceto. Presente. Argenio. Presente. Costa. Sì. Costantini. No. D'Arcangelo. De Lio Mario. Di Biase Nicoletta. Di Giovanni, assente. Di Orio Alessio, assente. Di Paolo Bruno. Non c'è. Di Paolo Marco. Di Pasquale. Sì, non la vedo. Di Ingiullo. Sì. Donatelli. Febbo, assente. Ferrara, assente. Fusilli, presente. Gianmarino, assente. Marino, assente. Marzoli, assente. Melideo, presente. Nico Monaco, assente. Raimondi, assente. Rapposelli. Ricciardi, Rispoli, Russo, Rispoli non c'è, ah Rispoli, eccolo qua, Russo non c'è, Russo è 13, Sablone, assente, 14, Tacconelli, Troiano, Costantini è entrato, quindi è 16, meno 1, siamo a 16, Vitale Emiliano, sì, 17, Zappalorto, Marino, siamo a
quindi 18 c'è il numero legale, possiamo riprendere la seduta. C'è prima di riprendere la seduta una comunicazione da fare al Consiglio Comunale. Aspetta, Presidente, un attimo. Quindi la seduta viene chiusa per mancanza del numero legale. Aggiornata mercoledì in seconda convocazione alle ore 8:30.